Un fuori programma, uno scherzo. Allora, io consegno a Matteo una lira. Questa è una lira vera, quella con la cornucopia e dall'altra parte c'era la bilancia. Ci siamo capiti? Io te la consegno, cerca di farla tornare. Io sono disponibile ad andare anche... Te la consegno, tieni. È una lira vera. Io sono disponibile ad andare anche sulle montagne, visto e considerato che la cosiddetta sinistra si è sempre avvocata a sé il fatto di avere avuto i partigiani. Vediamo se adesso ci stanno i partigiani, quelli veri, per ritornare e riprenderci la nostra sovranità. Io te la do, tu hai la possibilità. Cerca di farla ritornare perché è lì la nostra salvezza. E poi voglio dire, scusate, io ve la dico, l'Italia... Anche io, se fossi nato a Milano, avrei votato Lega, perché ho visto uno schifo in giro, certo, quelli si fregano, quelli eccetera. No, aspetta però. No, ho vissuto anche, ho lavorato a Milano, quindi la conosco. Però fate un po' questo ragionamento. Guardate che se si dovesse ritornare veramente a una sovranità significa decidiamo noi, significherebbe un azzeramento della classe politica con gente nuova, facce nuova, gente pulita, gente non compromessa, e significherebbe anche, guardate, non ho difficoltà a dirlo, l'Italia può essere complementare se è ben guidata, questa è l'importanza. È chiaro che non va bene se si fregano ogni minuto le cose, se fa schifo è chiaro, è logico, è normale, ma se ben guidata, se ben comandata l'Italia, può essere complementare come nessun altro paese del mondo, sta a noi farlo, non agli altri. Questo, capisco quello che tu dici, lo capisco perfettamente, perché lo capisco, perché in questo schifo, anzi pure poco dite, forse al posto vostro mi incazzerei ancora di più, attenzione, esatto, però perché c'è una situazione che ha permesso questo. Guarda, quella lira ce la devi ridare a tutti. No, innanzitutto la devi ridare a tutti nell'età.